La mattina del 9 aprile 2014, il 113 riceve una telefonata. È Sergio Ruggero, un pensionato romano di 78 anni. È in lacrime. Ha ucciso sua moglie e suo figlio. Ha soffocato Alessandro, 36 anni, nel sonno con un cuscino. Poi ha ucciso Maria Teresa sparandole alla testa. Gliel'ha chiesto lei, dice. Da tempo lei era malata di cancro e non poteva sopportare l'idea di abbandonare il figlio con disabilità alle sole cure del marito, ormai anziano, stanco, e senza altri parenti o amici che potessero dare una mano. Ma soprattutto non si dava pace all'idea di non sapere cosa sarebbe stato di lui quando anche Sergio non ci sarebbe stato più. In casa i carabinieri trovano una lettera firmata dalla donna. «Siamo solissimi», dice. Il caso scuote l'opinione pubblica e riaccende la discussione sul tema dell'assistenza alle persone con disabilità. La deputata Ileana Argentin, affetta da amiotrofia spinale, è una vicina di casa. Conosce molto bene quella famiglia e non si capacita di quanto sia accaduto. Io sono stata una tra le prime a saperlo, devo dire. Il quartiere è stato un tantam immediato. Io sono andata alla camera quella mattina perché avevamo aula, con dentro una rabbia che ancora oggi non riesco a sopire in nessun modo. Guardi, ho visto con che serenità parlando dopo di noi, mi sono resa conto della differenza vera, la diversità di chi conosce un disagio e di chi lo vive guardandolo. Due anni dopo, il 4 febbraio 2016, il Parlamento approva la legge sul dopo di noi. Istituisce un fondo che permette alle persone con disabilità grave di rimanere a vivere nella casa dei genitori una volta deceduti, oppure di essere trasferiti in case famiglia. L'obiettivo è evitare di sradicarli dal loro contesto, dal quartiere in cui sono cresciuti e, come si dice, di sanitarizzarli, ovvero portarli a vivere nei grandi istituti di cura. È senza dubbio una svolta, ma che arriva dopo anni di richieste lasciate senza risposta. Ma in quel tempo dell'attesa, come spesso accade, la comunità si era già mossa. 10 anni prima, in una via di Milano, poco distante dalla stazione centrale, c'era chi ristrutturava un appartamento per trasformarlo in una casa per persone con disabilità, mettendo in pratica una legge che ancora non esisteva. 10 anni prima c'era già chi prendeva un filo, lo arrotolava attorno a un capo e lo tirava fino all'altro, unendo le vite di persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate, creando così opportunità che altrimenti non si sarebbero create. Io sono Giuseppe Fiorello e questo è Filitesi, un podcast di Cora Media per Spazio Aperto Servizi. Io ho avuto due storie importanti di 5 anni l'una che sono finite. Il primo perché era troppo debole, il secondo perché era troppo forte. Litigavamo troppo. Poi ho incontrato mio marito che era un uomo eccezionale e sono rimasta incinta. Tutto sommato perché lo volevo, non per errore. Questa storia non può che iniziare così, con un amore folle e una gravidanza desiderata. Manuela Barbini, oggi a 67 anni, ma quando rimane incinta è ancora una ragazza. È cresciuta a Milano, nel quartiere Solari. Quando arriva la notizia di quel figlio inaspettato, Manuela è contenta. Il suo compagno è ancora formalmente sposato con la ex moglie, quindi il matrimonio non si può fare. Ma intanto ci sono una gravidanza da portare avanti e una vita da costruire. Le formalità possono aspettare. Nonostante Manuela scoppi di salute, qualcosa non le torna. Nelle varie ecografie veniva fuori che la circonferenza cranica era sotto la norma, per cui la età gestazionale era sbagliata secondo loro, e io dicevo: guardate che io sono sicura, e loro mi hanno preso sempre in giro, non hanno mai creduto a quello che io dicevo. Manuela si scontra con i medici, chiede di essere presa sul serio, ma in quel momento la cosa più razionale da pensare per i sanitari è che lei si sbagli, che abbia fatto male i conti.
Il ginecologo rideva e diceva: signora, lei si sbaglia, suo figlio nasce in gennaio. Io dicevo: no, guardi che io sono sicura che nasce in dicembre, anche perché noi non vivevamo assieme con mio marito, cioè ero sicura di quando l'avevo concepito e anche dove. E, signora, lei è una stupida, suo figlio nasce a gennaio, infatti il primo dicembre è nato. Nessuno si è fatto sorgere un dubbio che se lui aveva la circonferenza cranica sotto la norma non era perché avevo sbagliato data, che ero stupida, ma è perché c'era un problema. Nessuno mai ha voluto andare a fondo a questa cosa. Quando nasce Francesco, il suo primo figlio, è un bambino gracile, piccolino, ma soprattutto ha una peculiarità inconfondibile. Come l'hanno tirato fuori dalla pancia, lui non ha pianto, ha miagolato. Da qui il neonatologo presente ha detto: questo è un Creduchat, subito, che è la sindrome che ha mio figlio, si chiama la sindrome del grido di gatto, perché la voce, la tonalità è quella del gatto. Ancora adesso io di notte, se sento un gatto, dico: è un gatto o è Francesco? La tonalità sotto è sempre quella. La sindrome di Creduchat è una sindrome genetica molto rara, che colpisce un neonato ogni 50.000. Deriva dalla perdita di un frammento cromosomico al momento del concepimento e causa un grave ritardo psicomotorio. Il modo in cui si manifesta può essere molto diverso e dipende dalla posizione esatta e dalla quantità, detto in termini molto semplici, di materiale genetico mancante. Si ritiene però che in media i pazienti raggiungano uno sviluppo psicomotorio paragonabile a quello di un bambino di 5 o 6 anni, anche se l'aspettativa di vita resta comunque molto alta. Tutti parlano di ferita quando hanno un figlio disabile e io devo dire che per me Francesco non è stato mai una ferita. All'inizio, quando ho avuto la diagnosi, non l'ho recepita. A me hanno fatto leggere l'enciclopedia, perché ai tempi, 40 anni fa, non c'era internet, con su scritto che cosa procurava questa sindrome. Io ho detto: ma sì, avrà la luce valgo, ma chi se ne frega, non ha importanza. Cioè mi è scivolato addosso e la sua disabilità me la sono vissuta giorno per giorno nella mancanza di acquisizione delle tappe normali degli altri bambini. Francesco da piccolo fatica a mangiare, a dormire, ha una salute estremamente cagionevole. Manuela, insieme al compagno, si prende cura di lui e dopo poco arriva il secondo figlio, Federico. Una volta concluso il divorzio di Gianni, i due finalmente si sposano. Quando io firmavo il registro, Francesco diceva: mamma, mamma, mamma. E poi Federico sbatteva con i piedi sul passeggino, nel video del matrimonio. Comunque è stato bello. Un piccolo momento di felicità per la famiglia di Manuela, ma subito dopo un altro grande ostacolo. Gianni si ammala, morirà dopo pochi anni di grandi sofferenze, anni in cui Manuela si deve prendere cura di tutto e di tutti. Io sono convinta che mio marito si è ammalato perché lei non ha mai digerito. Lo amava alla follia, Francesco. Però sta cosa non gli è andata giù. E infatti durante il funerale di mio marito Francesco diceva: è colpa mia. Ed era vero, tra parentesi, in un certo senso. Lui ha sempre detto: è colpa mia, perché Francesco capisce tutto. È sempre avanti Francesco. E mentre tutto intorno cade a pezzi, come molte altre famiglie che hanno figli con disabilità, anche questa non può che guardare al suo interno per trovare le risorse e gestire le difficoltà quotidiane. Non esistevano servizi, non c'era niente. Noi ce la siamo sempre cavati, grazie, devo dire, all'aiuto di mia mamma, che adesso ha l'Alzheimer e mi fa impazzire, però non ce l'avrei fatta senza di lei, perché tutta la vita mi ha aiutato tantissimo. Nel frattempo Francesco è seguito da una professionista e grazie a lei in poco tempo riesce a ottenere grandi progressi. È lei a spingere Manuela a cercare un aiuto anche al di fuori della famiglia. Francesco ha bisogno di un sostegno sia nello sviluppo delle competenze motorie che di quelle cognitive. E lei e sua mamma non si possono occupare di tutto. Anche in questo caso Manuela
deve inventarsi un servizio che non c'è. Prima all'inizio ho cercato dei volontari tra le mie amiche, ma non ha funzionato. Ho perso le amiche, cioè proprio. Poi ho cominciato a mettere i cartelli in università. Ho scritto: volete dedicare 2 ore alla settimana? Perché ciascun volontario veniva 2 ore alla settimana a un ragazzino simpatico e allegro portatore di handicap. Francesco ha bisogno di volontari per la riabilitazione. Non serve esperienza, solo amore e fantasia. Questo era il mio cartello standard. Ho trovato 25 volontari. Poi una catena, Porti uno, poi porta sua sorella, suo fratello, l'amico di corso, e così che è andata. Ognuno porta l'altro. Grazie al rapporto con i volontari, che presto diventano suoi amici, Francesco impara moltissime cose. È stimolato, fa nuove esperienze ogni giorno. Anche per questo riesce a raggiungere dei risultati che per una persona con la sua sindrome non sono affatto scontati. Questo ha permesso a Francesco di fare i veri miglioramenti che aveva, di essere circondato da tante persone, da essere capace di stare in mezzo a tutti, di essere socievole, di avere tante persone che gli davano stimoli diversi, perché te parli di cucito, te parli di macchine, te parli di spazio, uno parla di agricoltura e il suo cervello si è aperto, perché con ognuno di loro lui aveva la sua canzone, il suo ritornello, la sua filastrocca, le sue cose. L'incontro tra Manuela e Spazio Aperto Servizi avviene quando Francesco frequenta le scuole medie, dove è assistito dagli operatori della cooperativa. Nasce in quel momento un rapporto di amicizia che dura ancora oggi con Stefano Granata, uno dei fondatori della cooperativa. Ma non solo. Dopo le scuole medie, Manuela iscrive Francesco al centro diurno di via Mancinelli, nel quartiere Casoretto. Lui si è trovato subito bene e dice: mamma, come sei stata brava a trovare questo centro, il centro più bello del mondo. Man mano che passa il tempo, però, Manuela inizia a porsi le domande che ogni genitore di persona con disabilità grave a un certo punto si pone. Che ne sarà di Francesco quando io non avrò più le forze di prendermi cura di lui? O quando non ci sarò più? Devo trovare un modo per assicurargli un futuro e anche trovare una situazione che mi aiuti nel presente, perché io da sola non ce la faccio. Cioè, io sono 40 kg, Francesco comunque è una volta e mezza a me, ha bisogno di essere gestito, e io non ce la faccio fisicamente. Per me era una cosa indispensabile trovare una soluzione definitiva che mi permettesse di dormire tranquilla per il presente e per il futuro. È in quel momento che le torna in mente la cooperativa del Giambellino e decide di mettersi in contatto con loro. Lei aveva sperimentato gli imprevisti della vita, per cui questa situazione, questa percezione anche di una tragedia che poteva avvenire all'improvviso, le metteva anche un'urgenza che però le consegnava in un modo anche molto forte, intenso, alle volte anche incazzato, nel senso: qui ci dobbiamo muovere perché potrebbe succedere qualche cosa. A parlare è Maria Grazia Campese, oggi presidente della cooperativa Spazio Aperto Servizi. Maria Grazia è sin dall'inizio il punto di riferimento di Manuela Barbini per il progetto che diventerà Casa Edolo. Ci continuava a consegnare il fatto che Francesco fosse inserito nel suo quartiere, che andasse dal panettiere, che avesse delle relazioni con l'edicolante, e diceva: ma queste cose non le possiamo perdere, no? Se lui lo mandano in un istituto in provincia di Pavia, che cosa ne è di tutte queste cose che abbiamo costruito? Lui lo chiamano per nome, lo cercano, si muove con dimestichezza. È a Maria Grazia che Manuela decide di affidare la sua idea. Vuole utilizzare un appartamento comprato qualche anno prima per creare un progetto di autonomia abitativa per persone con disabilità. In sostanza, una casa fatta su misura di Francesco e di chi, come lui, ha una disabilità grave. Spazio Aperto Servizi accetta di occuparsi del progetto, che disegna sulla base della grande esperienza raccolta negli anni al fianco delle persone con disabilità. Stefano Granata vede in questo spirito una delle caratteristiche fondanti della cooperativa e anche quella che le ha permesso di svilupparsi e crescere in oltre 30 anni di vita di progetti. La cooperativa Spazio Aperto Servizi è una cooperativa di strada, nel senso che sta in strada con le persone e quindi anticipa ciò che stava succedendo. In questo caso
dove sta la vera carta vincente di Casa Edolo? È che questa risposta nasce insieme alle famiglie. È costoso questo, perché rimettersi in gioco ogni volta vuol dire rimettere in gioco le decisioni, vuol dire rimettere in gioco i propri modelli organizzativi. Perché? Perché capisco che tu mi stai esprimendo qualcosa, un bisogno di diverso, hai bisogno di rassicurazione, hai bisogno di pensare un futuro oltre di te, e allora io sono pronto ad accogliere e vediamo come fare. Questo sta dentro un po' il segreto di Casa Edolo. Il progetto quindi parte grazie alla tenacia di Manuela e alla propensione all'ascolto della cooperativa dei ragazzi del Giambellino. Francesco ogni tanto va a visitare la sua nuova casa, che vede crescere sotto i suoi occhi. Stiamo facendo la tua casa, perché tu sei grande e come tutti i grandi vanno a vivere da soli. Lui ha visto le macerie, ha visto le cose che crescevano, abbiamo fatto le cose somiglianti a quelli del suo ambiente circostante, in una zona dove tutti lo conoscono, in un ambiente in cui lui è ben accetto, con i mobili dello stesso colore della sua casa, e lui l'ha maturata pian piano. Mentre proseguono i lavori per rendere la casa accessibile e comoda per persone con gravi disabilità, SAS si muove per organizzare il servizio. Francesco è naturalmente il primo a entrare, ma piano piano arrivano anche i suoi coinquilini e gli educatori. Fazio Aperto Servizi ha permesso di fare un inserimento molto positivo, perché ha staccato del personale dal centro diurno e l'ha portato a lavorare nella casa, e i primi ragazzi infatti che hanno frequentato erano tutti utenti del centro diurno. In questo modo non ci sono stati traumi, perché le persone lo conoscevano, conoscevano lui e anche gli altri ragazzi che frequentavano il centro. Non c'era in quegli anni una norma chiara che definisse quel modello. Cioè, le uniche risposte, tra l'altro le uniche risposte che ancora oggi per la stragrande maggioranza ha una persona adulta con disabilità, sono gli istituti. Giovanni Raulli, oggi direttore relazioni commerciali e sostenibilità di Spazio Aperto Servizi, è la persona che Maria Grazia Campese incarica di portare avanti il progetto. In quegli anni la riflessione era molto forte nel terzo settore. Arrivava sicuramente una grande spinta dal basso, dalle famiglie, e qualcuna stava già sperimentando, però stava sperimentando da sola, cioè magari individuando un appartamento dove permetteva al proprio figlio di vivere da solo, magari attivando qualche operatore, la badante, qualche volontario che desse una mano, che monitorasse, ma non c'era un'esperienza organizzata e strutturata. C'erano altre esperienze che ci sono ancora oggi, ma che riguardavano solo ed esclusivamente persone con disabilità cosiddetta lieve. Casa Edolo rappresenta in quel momento una vera novità, un luogo unico in cui anche persone con disabilità grave, che normalmente avrebbero trovato spazio soltanto nei grandi istituti, possono sperimentare l'autonomia abitativa in un contesto domestico, accogliente, frequentato da persone che piano piano diventano famiglia, non solo i coinquilini, ma anche gli stessi operatori. L'atteggiamento che hanno gli addetti ai lavori, ma che molto spesso hanno anche le famiglie, è quello della tutela. Come se le persone con disabilità avessero bisogno solo di tutela e protezione. Noi diciamo che le persone con disabilità, come ciascuno di noi, hanno bisogno di essere felici. Molto spesso questo non è in parallelo con quelli che sono i desideri delle famiglie. Se da un lato è proprio il contatto con le famiglie a rendere possibile questo progetto pionieristico, quasi 10 anni prima della legge sul dopo di noi, dall'altro il confronto con i genitori non è sempre facile. Se uno chiedesse oggi a mia madre qual è il mio bene, lei vi risponderebbe dicendo che io ho bisogno di una brava ragazza al mio fianco. Ma io sono gay, quindi capite che queste due cose non potranno mai coincidere. Molto spesso capita la stessa cosa per le famiglie. Se uno chiede ad una madre o ad un padre qual è il bene di quella persona con disabilità, ti risponderanno che è necessario che sia sempre in casa, che non esca perché si potrebbe mettere nei guai, che deve essere vestito con un determinato abbigliamento o indossare alcuni tipi di scarpe, che magari a quella persona con disabilità non piacciono assolutamente.
Il lavoro degli operatori e delle operatrici è anche un lavoro di mediazione con famiglie abituate a prendersi tutte le responsabilità della cura dei figli, che invece potrebbero e dovrebbero sviluppare un margine di autonomia. Molto spesso negli incontri con i genitori, questa cosa la dico sempre, noi come operatori delle case vogliamo essere il vaffanculo che i vostri figli non possono dirvi, perché in alcuni casi non hanno proprio la capacità neanche di verbalizzare o addirittura non si concedono la possibilità di appunto mandarvi all'altro paese. Quindi noi aiutiamo i ragazzi, ci mettiamo al loro ascolto e al loro fianco, non contro i genitori, ma per fare squadra in una maniera più funzionale rispetto alla loro libertà e felicità. La logica che ci porta, come dire, a mettere in piedi delle esperienze, dei progetti e dei servizi è proprio quella di sostenere i percorsi di vita delle persone. Nella dimensione della vita c'è tutto, c'è la socialità, c'è la sessualità, c'è la scuola, c'è la salute, ci sono le relazioni, ci sono tutte le dimensioni. Quindi, siccome il nostro approccio considera appunto un sostegno, un accompagnamento, una presenza appunto che sospinge verso quello che ciascuno di noi desidera per se stesso, nella misura in cui può esprimerlo, allora ci sta dentro davvero tutto. Oggi, in casa Edolo, abitano 3 persone oltre a Francesco, ma sono in corso dei lavori di ristrutturazione per far posto ad un quinto inquilino. L'arrivo della legge 112 in Italia ci ha sicuramente dato conferma che quello che un po' di anni prima noi stavamo già facendo era la strada giusta. Quello che noi abbiamo visto, sperimentato e possiamo confermare è che questo modello, rispetto alla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, è insuperabile. Cioè l'efficienza, l'efficacia, ripeto, la qualità, il benessere, la felicità sono indiscutibili. Il grosso neo di questo modello ancora oggi è appunto la sostenibilità, e la stessa legge non ha minimamente in questo senso favorito. La legge 112, oltre ad aver inserito questo genere di progetti in un quadro normativo preciso, ha anche messo a disposizione dei fondi. Ma l'efficientamento dei costi, che si può fare in una struttura sanitaria o pseudosanitaria con decine di ospiti, non può essere lo stesso di un progetto costruito su misura, con 4 o 5 coinquilini per appartamento e un turnover di operatori che li segue a domicilio. In questo c'è ancora margine di miglioramento, ma non si tratta solo di fondi. Giovanni mi spiega quanto abbiamo bisogno anche di un salto in avanti dal punto di vista culturale. C'è un tema forse anche in generale di superamento del tema della segregazione delle persone con disabilità, che non vuol dire soltanto essere segregati in una casa, ma anche quando si pensa al tema del lavoro e vogliamo creare dei luoghi dove lavorino solo i disabili, stiamo ripetendo una segregazione. Se quando pensiamo alle vacanze per le persone con disabilità pensiamo solo all'hotel attrezzato in un determinato luogo per le carrozzine dove si ritrovano d'estate migliaia di disabili, stiamo perpetuando un meccanismo di segregazione. Francesco oggi è sereno, ha una casa, dei coinquilini, degli amici, una routine. Manuela organizza delle raccolte fondi per permettere a lui, che abita con lui, di andare in vacanza al mare, di a sciare, a teatro, alle mostre. Impara le lingue e i dialetti grazie alle operatrici e gli operatori che seguono gli inquilini di casa Edolo, che vengono un po' da varie parti d'Italia e del mondo. Manuela va a trovarlo regolarmente e si interfaccia con gli altri genitori. Attorno all'appartamento si è creata una piccola comunità. Chiedo a Manuela se pensa di avere altro da fare per aiutare Francesco ad avere una vita il più lunga e felice possibile. Allora, se penso dopo di noi, sono sicuramente più serena. Mi mancano ancora dei pezzettini da sistemare e che sto cercando di sistemare. Fili Tesi è una serie podcast di Cora Media per Spazio Aperto Servizi. Raccontata da me, Giuseppe Fiorello, scritta da Antonella Serrecchia con il supporto redazionale di Valentina Piva. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. La post-produzione e il montaggio sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani.